L'idea di realizzare questa mostra dell'AIL è nata guardando i quadri che ci sono stati donati nel corso degli anni e abbiamo detto, beh, facciamo una cosa, facciamoli vedere anche a Pesaro, ed è nata questa idea. Questa idea che è semplice, tra l'altro legata anche a delle donazioni, difatti chi vuole può anche con una donazione piccola, prendere un quadro non tanto per avere un quadro e portarlo a casa, quanto più che altro per fare donazione. Questo è quello che abbiamo visto anche negli ultimi giorni. E come al solito devo dire che il cuore di Pesaro è sempre veramente molto molto grande. La mostra è un quadro per la ricerca, è aperta tutti i giorni sino al 30 novembre, la mattina dalle 10.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 16 alle 19.30. Siamo qui nella piccola galleria comunale, chiaramente in via Branca Pesaro, e un ringraziamento doveroso va anche al Comune di Pesaro che come sempre ci sostiene e ci aiuta in queste manifestazioni, non soltanto a noi dell'AIL, ma a tutte le associazioni, perché comunque il momento non è certo dei migliori e tutti quanti piano piano ci stiamo rialzando. E come ogni anno saremo in piazza per le stelle di Natale, dal 3, il 3, il 4, il 5 e l'8 dicembre, non è mai diventata una consuetudine negli anni. Le stelle di Natale sono diventate un must, le stelle di cioccolato, la stella fondente, al latte, la pianta stelle di Natale. Nei giorni 3, 4, 5, 8 dicembre saranno in tutte le piazze, come dicevo prima, dalle 9 del mattino fino alle 8 di sera. E questa credo che sia una dimostrazione veramente eccezionale di chi crede nell'AIL. E grazie al loro contributo l'AIL continua a crescere e continuerà a crescere. E oltre a ringraziare tutti i volontari dell'AIL, vorrei estendere un ringraziamento particolare da tutta l'AIL di Pesaro a Rossini TV, vedete Rossini TV, perché ci portano bene. Anche l'anno scorso sono stati molto gentili a farci questa piccola promozione per le stelle di Natale ed è andata molto bene. Speriamo che anche quest'anno si ripeta l'evento e a questo punto amici di Rossini TV, buone feste, buon Natale e lunga vita a tutti quanti. Grazie.